Cercate un lavoro? Con la nuova rubrica targata TV Molise vi mostreremo le posizioni aperte a cui potrete candidarvi facilmente. Iniziamo! È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di operatore sociosanitario per una casa di riposo. Si propone contratto a tempo determinato part-time della durata di 6 mesi. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso della qualifica di operatore sociosanitario, l'avere la patente B ed avere una precedente esperienza nel settore. Altresì non è necessario essere automunito. La sede di lavoro è ubicata in Campobasso. È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di autista per la consegna di carburante. Si propone contratto determinato full time da trasformare in indeterminato. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso della patente C e del patentino ADR. La sede di lavoro è ubicata in Campobasso. Sono richieste due risorse da inquadrare nel profilo di operatore sociosanitario nel settore di servizi sociosanitari. Si propone contratto a tempo determinato da trasformare in indeterminato. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso della qualifica di operatore sociosanitario, l'avere la patente B ed avere una precedente esperienza nel settore. Altresì non è necessario essere automunito. La sede di lavoro è ubicata in Celenza sul Trigno. Il codice identificativo della domanda è il numero 68. È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di autista per soccorso stradale per un'officina meccanica. Si propone contratto a tempo pieno ed indeterminato. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso della patente B, C, CE ed è inoltre necessario l'avere una precedente esperienza nel settore. Non è invece necessario essere automunito. La sede di lavoro è ubicata in Montaquila. Il codice identificativo della domanda è il numero 71. Per candidarvi alle posizioni aperte inviate la domanda all'indirizzo di posta elettronica ido.is@molisellavoro.it oppure all'indirizzo ido.lavoratori.cp.cb@molisellavoro.it entro i termini previsti per ciascun bando indicando nell'oggetto della mail il numero della ricerca di personale e il profilo professionale per cui ci si candida.